tu sei il figlio della scuola. Che mi dici di bello? Di questi tempi non c'è molto di bello da raccontare. Comunque, non mi lamento, c'è di peggio. È vero, se ne sentono tante, fra proprio paura oggi la società, problemi di ogni genere. Io fortunatamente ho trovato un lavoro, e tu? Anch'io, è stato un terno all'otto. Ma sai, con impegno e buona volontà si riesce sempre a raggiungere gli obiettivi. L'importante è non abbattersi, basta poco lasciarsi andare e perdere la capa. A proposito di perdere la capa, vorrei tanto rivedere Paolo, non lo sento da una vita. Sai come sta? È da parecchio che non lo vedo e non lo sento. Ho saputo che tempo fa ha avuto una crisi e si è ritirato in campagna. È stato sempre amante della natura, ha realizzato il suo sogno. Beato lui. Beh, conosci il suo indirizzo, vorrei incontrarlo. Sì, so dove abita, vieni con me a casa mia, ti offro qualcosa e ti do l'indirizzo. Andiamo. Sono proprio fortunato. Chi è meglio di me, circondato solo da verde? Sole, luna, il cielo, le stelle, l'orticello, gli animali e papparà, l'uovo fresco ogni mattina. Ma chi è meglio di me? Nessuno, tanto non è. Io parlo solo con gli animali, altro che San Francesco. Io parlo perfino con le mosche, i vermetti, gli scarafulli. Io non sono razzista. Vieni qua, non mi ricordo. Io ne volevo scappare, eh. Che sei a Carmetta, vedi? E che sei a Francesco? Che dici tu? E poi dove me ne volete andare? Ma non ti preoccupare, c'è un moscafista. Ma chi li pensi? E per fare che ci vuole l'idraulico, idraulico, e zitto! Aulù, aulù, l'acqua è tanca, affugando. Bello poi, che peccato. Ma faccio qua, che tu non ragioni più, ma io me ne vado, torno in città. E ti risolvo con te. Si può? Ciao Paolo, ti ricordi di me? Sono Bernardo. Uè, che piacere vederti. Sì, mi ricordo. Non sei proprio cambiato. Che piacere vederti. Vieni vicino a me. È bravo. Hai realizzato il tuo sogno, eh? Sì, è stata una necessità. Perché?